Benvenuti al Teatro 900 di Trisigallo. Io sono Manarini Maurizio, il presidente dell'Associazione Amici del Teatro 900. Il nostro teatro è stato fondato dai nostri nonni, costruito dai nostri nonni e inaugurato nel 1936 con l'opera Il Barbiere di Siviglia. E a quei tempi il teatro faceva parte alle corporazioni, era un insieme di operai semi-analfabeti come mio nonno, poveretto, che conosceva l'opera a memoria e assisteva a tutte le opere e ha lavorato finché ha potuto a costruire questo bellissimo nostro teatro. E noi ci teniamo tanto ad averlo riaperto, che era un po' in disuso, e siamo riusciti finalmente ad aprire il nostro teatro, le porte del nostro teatro. Dopo l'evento del ventennio, il nostro teatro passò alla cooperativa Arte e Cultura, che l'ha tenuto e reso come lo vediamo. L'hanno rinnovato, l'hanno messo proprio a norma. Il nostro teatro andò un po' giù di spettatori, naturalmente. I film non se ne facevano più, è andato giù in disuso, diciamo così. E noi siamo riusciti ad aprirlo con qualche spettacolo, diciamo, commedie dialettali. Abbiamo fatto operette, opere, e così pian pianino siamo riusciti ad avviare il nostro teatro. Sono Leonardo Ferrari, uno degli ultimi cineoperatori del cinema di Trisigallo. Questo qui alle mie spalle è il primo proiettore che è stato installato nel cinema teatro qua a Trisigallo. È un proiettore della Cinemeccanica del 1958. È uno dei proiettori ancora che usavano i carboncini come nel posto delle lampade che ci sono adesso allo Xenon. Usava come fonte di luce per la proiezione dei carboncini, che c'era un polo negativo e un polo positivo. Andavano a bassa tensione, tipo quelli di una saldatrice, diciamo. Sprigionavano questo arco voltaico e veniva proiettato tramite uno specchio a parabola verso la pellicola, dove veniva proiettato poi nello schermo. I vari formati, diciamo, di pellicola anche erano diversi e si usavano delle mascherine in modo tale da poter creare il cinemascope, il vista vision, l'effetto normale, e si usavano queste finestrelle da sostituire secondo il tipo di pellicola che veniva usato. Gli obiettivi, logicamente, c'era il cinemascope, quello che vedete già montato, il montaggio di tutte le varie pizze che arrivavano in scatole, l'operatore doveva metterle insieme dalla 1 alla 5, 6, 7, non parliamo dei 10 comandamenti, che erano una cosa allucinante, erano stati 4 tempi per la bellezza di 23 pizze, mi sembra che fossero state. E mi ricordo che ho invertito 2 pizze, cioè ho fatto morire uno che poi dopo è rinato, e difatti la gente si è tutta meravigliata, perché questo qua sarebbe il giradischi che si usava un tempo quando si proiettavano le pubblicità dei vari negozi di Trisigallo, tipo l'ottica, i panifici o quelle cose lì, e si proiettavano stando sempre su dalla gabina di proiezione, e si usava il giradischi per mettere un po' di musica per allietare, diciamo, i presenti in sala mentre aspettavano per l'inizio della proiezione dei film. A metà film di solito anche lì si faceva una piccola pausa e si usava sempre questo giradischi per ascoltare un po' di musica e passare via 5 minuti mentre uno prendeva il caffè o andava a fumarsi una sigaretta o così. L'azienda che forniva tutto ciò era un'azienda di Bologna, si chiamava all'epoca Opus Proclama, e forniva diapositive, dischi e tutto quanto serviva per questo tipo di pubblicità.
galleria è composta di circa un centinaio di poltrone che con la platea, che sono esattamente 228, un circa 238 tra l'uno e l'altro, ecco, diciamo così. E poi siamo passati per il nostro palcoscenico e abbiamo visto tutte le strutture ancora esistenti da quando è stato fatto il nostro teatro. Addirittura c'è ancora la ruota girevole con quel palo lì. Giravano tutta la scena e faceva il giro di tutto il palcoscenico. E viceversa si tornava indietro con un'altra scena. E niente, tutto il nostro teatro è stato rimodernato solo nelle strutture elettriche e pavimentazione e tutto il resto è tutto ancora come è stato costruito. Sono Massimo Zaghi, faccio parte dell'Associazione Amici del Teatro 900 come consigliere. Siamo pronti anche quest'anno ad iniziare la nuova stagione teatrale che dovrebbe iniziare fra un mesetto più o meno, con un nuovo spettacolo di burlesque. Si spera insomma che venga apprezzato dalla gente. Naturalmente avremo anche altri tipi di spettacoli come commedie dialettali, come sempre facciamo tutti gli anni, qualche musical, faremo anche uno spettacolo di prosa, se i tempi ce lo consentiranno. Naturalmente abbiamo anche degli spettacoli proprio di musica leggera. Quest'anno faremo uno spettacolo dedicato a Dalla e De André e quindi avremo un tributo, ecco, insomma, alla musica di questi due grandi artisti. E di conseguenza aspettiamo fiduciosi l'inizio, sperando che sia una bella stagione come è stata l'anno scorso, con tutti i nostri fedeli sostenitori, insomma, che ci danno una mano con tutto. Sono 3 anni circa che sono nel consiglio, è una situazione che mi piace molto perché sono molto appassionato, anche da quando c'era il precedente, purtroppo è scomparso, Adriano Boni. E così, insomma, è una bella compagnia, è una bella cosa, insomma, siamo tutti molto uniti, ci piace quello che facciamo e così si spera, insomma, che anche la gente ne risponda e quindi mi aspettiamo a fine ottobre con il burlesque. Grazie.